Eccoci pronti per preparare il risotto con salsiccia e verza. Allora, ho già tritato mezza cipolla e ho sbriciolato una salsiccia. Adesso procediamo con la preparazione. In una pentola ho messo a scaldare dell'olio extravergine d'oliva con la mezza cipolla tritata. Adesso aspetto che si scaldi l'olio e che vada a rosolarsi un po' la cipolla, poi andrò ad aggiungere la salsiccia. Ecco qui, dopo qualche minuto vado ad aggiungere anche la salsiccia sbriciolata e lascio cuocere tutto insieme fin quando la salsiccia non avrà cambiato colore. Nel frattempo ho anche tagliuzzato a quadrotti una verza, mezza verza. Ecco qui, una volta che la salsiccia avrà cambiato colore possiamo andare ad aggiungere la verza. Per altri 5 minuti. Ecco qui, la salsiccia e la verza sono pronte. Adesso vado a trasferirle in un piatto e iniziamo la preparazione del risotto. Ecco qui, adesso nella stessa pentola metto a tostare il riso. Lo lascio tostare a fuoco medio per un paio di minuti. Ecco qui, dopo aver tostato il riso per qualche minuto, vado ad aggiungerci subito la verza con la salsiccia e la cipollina. Io preferisco aggiungerli subito, in questo modo il riso andrà ad insaporirsi da subito. E quindi li lascio insaporire così, senza aggiungere ancora il brodo, per un minuto. Dopodiché andremo ad aggiungerci il brodo. Eccoci pronti, dopo qualche minuto posso andare ad aggiungere il brodo e tritare fino a ricoprire completamente il riso. Ecco qui, ho ricoperto il riso con il brodo, adesso lo lascio cuocere a fuoco medio e man mano andrò ad aggiungere poi il brodo. Prima della fine della cottura andrò ad aggiungere anche lo zafferano. Siamo a metà cottura. Adesso vado ad aggiungerci lo zafferano che ho sciolto in un po' di brodo, amalgamo e lascio continuare la cottura. Che meraviglia! A fine cottura vado ad aggiungere 3 cucchiai di grana grattugiato. Amalgamo bene il tutto, spengo e voilà! Lo lascio riposare per qualche minuto e il nostro risotto verza, salsiccia e zafferano è pronto. Ed eccolo qui il mio risotto con verza, salsiccia e zafferano è pronto per essere gustato. Infine ho aggiunto un po' di pepe 4 stagioni e guardate che meraviglia, cremosissimo, vi consiglio di provarlo. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farlo in questo modo scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!